puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Da lontano, perché sono 6 anni che io organizzo un festival sulla sostenibilità. Questo festival si chiama Futurando, perché cioè, proprio mi piace da morire l'idea che uno si può appropriare del proprio futuro, e avevo voglia di condividere questa cosa con qualcuno. Ci sono un sacco di giovani che mi chiedono sempre di poter lavorare o in cucina o in sala, quello che è, e così ho detto va bene, proviamo a creare qualche cosa. Senza ancora ben sapere cosa fare, quando abbiamo visto questo locale ci è venuto proprio l'idea di fare una focaccia, perché per creare qualcosa di nuovo, da nulla, bisogna fare cose semplici, semplicissime, quasi scontate, che magari nessuno ha pensato prima. E così ho detto dai, facciamo questo posto per dare opportunità anche, soprattutto ai giovani, ma a chiunque abbia bisogno di lavorare. Non è poi così difficile, insomma, creare una piccola impresa. Ci vuole tanta volontà, però si può fare. E dalle cose più semplici, assolutamente più semplici, si può partire. Con un gruppo di persone ci siamo trovati insieme a dire vogliamo fare questa cosa. In particolare c'era un'altra cooperativa che lavora anzi all'interno del carcere per quello che è creare progetti per preparare le persone a quando poi escono dal carcere all'inserimento in questa situazione. Uno di questi ragazzi che lavora in questa cooperativa è entrato a far parte della nostra e ha creato questo aggancio poi con il carcere. Esperienza grande per noi, abbiamo con noi Salvatore che esce tutte le mattine e poi rientra la sera. C'è stato anche un altro ragazzo che grazie a questo passaggio ha avuto la semilibertà dopo 7-8 anni di carcere. Là dove si condividono i principi, perché tanto se non li condividi non ce la fai a restare. E quindi è un percorso che si fa insieme di crescita. C'è ancora da dire riguardo a tutto quello che utilizziamo. Questi grembiuli sono delle federe militari che abbiamo comprato, poi abbiamo chiamato una sarta che tra l'altro stava futurando e ci ha fatto i grembiuli. La mia giacca è fatta con un vecchio lenzuolo, i fiaschi che noi utilizziamo per la mescita sono fatti a Piegaro, dove c'è una bellissima fabbrica del vetro che una volta dava i fiaschi a tutta la zona del Chianti. Ormai i fiaschi sono andati in disuso e noi invece li abbiamo richiamati e gli stiamo chiedendo di fare i fiaschi per noi. Sono piccole catene che creano piccoli ingranaggi che poi fanno muovere il grande. Questo è il senso di Maramao. Abbiamo scelto pochissimi fornitori, pochi ma buoni. Abbiamo un pastore sardo che si chiama Peter. Delle cose spettacolari, perché ci fa lo yogurt di pecora, la ricotta, poi c'ha dei pecorini spettacolari, di cui uno che si chiama Picardo, perché è fatto con il caglio vegetale, il caglio di cardo. Il prosciutto viene da Preci, che è proprio la patria dei prosciutti da noi in Umbria. Le verdure invece abbiamo due fornitori. Uno è il carcere, perché in carcere fanno un sacco di attività e da qualche anno hanno l'orto, e quindi Antonio la mattina si porta anche le verdure dal carcere. E poi abbiamo un'altra azienda che è vicino a Bastia, che loro sono dal nonno, il padre, la madre e il figlio che producono verdure, ma le farine devono essere la base e devono essere la cosa più buona. E noi prendiamo le farine al mulino Silvestri di Torgiano, che anche lì da generazioni c'è ancora il nonno che faceva le farine. Ogni volta che vado mi si allarga il cuore. E loro hanno tutte farine biologiche e ti diverti perché hanno la segale, il farro, il grano del faraone, integrali di diversi tipi. Siamo partiti dalla sostenibilità, perché qui intorno a una cosa piccola come 40 metri quadri di focacceria si può parlare per anni e si possono fare veramente le rivoluzioni. Sostenibilità vuol dire dare speranza all'economia del nostro territorio, semplicemente comprando dai produttori, andando, scegliendo 4-5 produttori di zona che lavorano bene, con cui è il rapporto quotidiano, e prendere i prodotti da loro. Produci queste cose buone e le fai mangiare ad altre persone, e quindi non fai altro che produrre benessere. E qui dentro facciamo un botto di cultura sul cibo, che si deve condividere quello che si fa, perché poi se non si fa con passione, se tutti quelli che sono con me a lavorare non lo fanno con passione, il risultato non è lo stesso. E quindi abbiamo fondato una cooperativa sociale e
facciamo tutto quello che ci piace e lo trasmettiamo agli altri. Pensa che una ragazza israeliana si è presa il nostro lievito madre, perché ovviamente noi utilizziamo lievito madre, e si è comprata tutte le nostre farine. È stata una soddisfazione, sapendo che Israele è la prima produttrice di semi geneticamente modificati. Vedere che una persona israeliana che faceva la panettiera in Israele si prendeva le nostre farine e il nostro lievito madre, e mi ha detto: da noi nessuno farebbe una cosa del genere, cioè ci darebbe una cosa che gli appartiene. Invece noi abbiamo il senso di condividere e trasmettere che cosa vuol dire mangiare e cucinare bene. Praticamente da quando parti la mattina che vai a fare la spesa e poi arrivi alle persone, è tutta una catena di contatti umani che poi produce la nostra piccola economia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia